E bella zia ragazzi, sono il Gilbraga, sono qui oggi tornato a portarvi un video che secondo me ci sta veramente un sacco, perché oggi vi mostrerò quello che secondo me è la reincarnazione del P06 di Black Ops 3, anche se devo dire che sono imparagonabili per quanto riguarda la caldaggine dell'arma, perché il P06 era devastante. Però questo qua ne richiama le specialità, ovvero il fatto che abbia un colpo triplo e che i colpi della raffica vengono sparati molto velocemente tra di loro, e quindi è un cecchino un po' particolare. Per utilizzare questo cecchino qua dovete semplicemente attivare la modo operatore, che si attiva tramite la wildcard questa qua. Poi vi inserirà, dovete inserire qua raffica tripla, poi io ho inserito impugnatura, fuoco rapido e stabilizzatore, ma lì è tanto personale. Ho notato che è difficile utilizzare la raffica tripla con il mirino normale, quindi io ho provato con reflex, ma fatemi sapere voi quello utilizzate. In generale io gioco senza, con il cecchino spesso e volentieri gioco senza specialità perché le reputo abbastanza inutili. E poi oggi proviamo a giocare col sensore acustico. Proviamo a fare qualche partitozza e vediamo un po' cosa combiniamo, raga. Allora, parte dal presupposto che come danno è molto meno elevato rispetto a quello che era il danno del P06, perché il P06 aveva un danno molto elevato, difficilmente si faceva hitmarker, ci aveva il danno di qualsiasi altro cecchino se non più alto. Questo ho notato che spesso e volentieri, se non hittate l'avversario con tutte e tre i colpi della raffica, difficilmente diciamo fate la kill. Mentre raga, io cambio partita perché già non già gioco col cecchino, non lo voglio disclerare. Non posso già partire all'inizio con tutte le streak contro. Oh, là un bel Arsenal dominio ci potrebbe veramente stare. Io qua gioco senza la pistola perché non ho paura. Qua tra l'altro devo fare ancora 6 colpi a distanza, 3 sanguinari e 21 kill senza mirino e accessori. Potrebbe essere la prossima arma che porto oro, molto probabilmente, la speriamo. Tra l'altro io non ho ancora nemmeno ben imparato ad usarlo, perché è molto strano da utilizzare. Però secondo me se uno impara bene ad utilizzarlo, ovviamente devono potenziarlo leggermente ancora perché è troppo più scarso rispetto alle altre armi, però potrebbe essere, se utilizzato bene, potrebbe essere un'arma a sorpresa. Vedete, spesso fa hitmarker. Magari lì il P06 non avrebbe fatto hitmarker, ma avrebbe nemico rimosso. Avrebbe killato, ma ad esempio qua ha fatto una bella kill. Non è scarso come alcuni vogliono far credere. Per la gente magari che non è abituata a utilizzare gli sniper, potrebbe essere una buona arma. Oh mio Dio, c'è tutta gente dietro. Lol. Ho notato che però purtroppo negli 1v1 difficilmente ne esci vincitore, perché piazzano il filo spinato. Dovresti cercare di prenderlo con tutti e tre i colpi. Che idiota. Cioè, vedete qua ho fatto hitmarker, che cioè già ero bello bello tirato. Nemico a terra. Non ho ancora nemmeno ben capito come equipaggiarla al meglio, perché non lo so, devo ancora trovare gli accessori adatti, perché non mi sta convincendo tantissimo. Non è male come arma, perché non è male. Oh mio Dio. Con calma, raga. Non è male, però gli manca quel qualcosa che rendeva il P06 veramente qualcosa di devastante. Occupiamo B. Tipo questa qua è stata bella, è carina come kill, che non era scontata. Tipo qua l'ho killato solamente che l'avevo preso con due raffiche, non l'ho preso con una. E lì ero dietro, non, cioè non posso fare hitmarker in quei casi lì. Secondo me, poi magari per voi OP. Ostile. Terminato. Ah, scemo. Comunque rimango dell'idea che quest'arma qua
se vuole essere utilizzata deve essere utilizzata sul veterano, perché sennò purtroppo fa troppi hitmark. Questo qua mi è piaciuto. LOL. LOL. Non gli aveva paura, che è scappato. Volo. Usa un dardo sensore. Quello è, quello era con l'altra, non so perché non me l'abbia data, ma questo non me lo spiego, voglio vedere. 3 di vita, raga. Madonna, questo cazzo c'ha la pistola di Gesù. Sì, ma quello c'è già la Dark Matter, questa qua è la Dark Matter, no raga? Pazzesco, questo qua mi piace giocare a Black Ops 4, eh. Colpo a distanza anche, bello. Poco outplayato, man. Ah, colpo a distanza. No, niente, raga, io non ce la faccio su veterano, madonna. Starma qua. Altro che P06. Di P06 c'è probabilmente solo il 3 colpi, perché sennò non ha niente a che fare. Pazzesco. Due armi. Cioè, veramente. Volevo provare a giocare su una mappa normale, tipo Slumps o robe del genere, invece tutte mappe di merda. Summit. La mappa più piccola che c'è, puttana Eva, per il cecchino, devo beccare Summit. La becco sempre, tutte le volte che devo registrare col cecchino becco solo Summit. Vai a capire. Ah, scemo di merda. Ecco, i noscope non sono male, secondo me. E basta questo. Voglio vedere questa morte qua, voglio vedere. Nemico in movimento. Ok. Ok, man. Questo qua non so come sia possibile che io abbia preso questa kill qua. Ma ok. Niente, raga, io le volte che mi devo uscire firing range, che è figa per il cecchino, non esce mai. Mi c'è sempre sta mappa di merda. Uccisione. Tu no, perché non lo so. Sarai uno dei programmatori del gioco e non vogliono farti morire. Questo qua o lo prendi di precisissimo o... Cosa? Quella era tripla, raga. Quella era tripla. Quella era tripla. Non so perché me l'abbia data. Ultima kill la faccio io. La faccio io. E invece non la faccio io. Ben fatto. Vediamo ma che mappa esce. Se esce... una mappa decente magari la gioco, eh. Madonna, ma a quelli dal 3 piace mettere nella rotazione armi di mappe di merda, eh. Arsenal, vabbè, Arsenal la giochiamo, ma che palle, c'è sempre solo quella. Io firing range non la gioco mai, non la gioco mai. Vai a capire. Guardate che brutto questo. Oh my god. Questa l'hai sentita, eh? Cosa è successo? Sono finito in mezzo a 7 persone. E basta con queste nine bang, madonna. Quella lì con quanta vita l'avevo lasciata? Cioè, aveva, non lo so. Zero di vita, cioè. Dai, che mi serve un colpo a distanza. Attivo un segnale. Dai, bello lì il colpo a distanza. E questo? Ok, man. That's what you talking about, man. Cane neutralizzato. La cuccia, bibi. Colpo a distanza. Me ne mancano pochi, eh. Oh là, le finite tutte. Oh porca troia.
Niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ci becchiamo direttamente al prossimo video.